Si è svolta questa mattina ad Agropoli la celebrazione della giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. Esattamente 100 anni fa, il 4 novembre 1921, ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria. Per l'occasione, il Consiglio Comunale ha conferito al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria e accanto al monumento ai caduti è stata scoperta la lapide in suo onore. Oggi 4 novembre, in occasione delle celebrazioni in onore delle Forze Armate dell'Unità d'Italia, abbiamo voluto scoprire una lapide in ricordo del Milite Ignoto. Da oggi il Milite Ignoto è anche cittadino onorario della città di Agropoli e abbiamo voluto ricordare l'estremo sacrificio nelle battaglie, nelle guerre che l'Italia ha dovuto sostenere. In esso sono ricordati tutti i caduti delle terribili guerre che la nostra nazione ha dovuto affrontare, e in esso ogni mamma, ogni padre, ogni moglie che ha perso il proprio compagno, il proprio figlio, si riconosce nell'immagine del Milite Ignoto. Quindi era giusto anche ad Agropoli ricordarlo, perché la degna sepoltura del Milite Ignoto è anche la degna sepoltura di tutti coloro che sono scomparsi e non abbiamo potuto più degnamente seppellire.